Di cosa stiamo parlando? Voi accusate il mio cliente sulla base di dichiarazioni di cosiddetti pentiti, dichiarazioni non comprovate, effimere, e su un'agendina trovata a marzo, di cui noi non sapevamo niente, e che per quanto ci riguarda potrebbe anche non esistere. E, insomma, zero più zero fa zero. Per me abbiamo finito qua, avvocato della valle. Molto bene. Mi permetta di dire che questo non è un modo corretto di procedere. Enzo, dobbiamo andare. Ma questa storia dell'agendina è assurda. Ci deve essere una spiegazione. Vuoi una spiegazione? Ma vuoi una spiegazione? Sì. 4 mesi fa, il mio nome viene trovato nell'agenda di un camorrista. E combinazione, alcuni giorni dopo, un pentito fa il mio nome. È cominciato tutto da lì. Questo è un complotto, caro Raffaele. Guarda, Enzo, è inutile che sia lì a fare congetture. Adesso cercherò di entrare in possesso di questa agenda. Poi vedremo. Non capisci? I giudici ormai, per salvare il nome e la faccia, sono condannati a condannarmi, a crocifiggermi. E questa per loro è una prova regina. Il nome di Tortora sull'agenda di un camorrista. Sì. E noi li costringeremo ad ascoltarci. Enzo, devi aver fiducia, è importante. Non lo so, Raffaele. Io spero solo che questa fogna trabocchi e travolga chi lo merita.